Buonasera a tutti. Dimmi, babbo, che cos'è la felicità? Non avete mai sentita questa canzone? È una canzone che cantava un cantautore francese, Antoine, tanti anni fa. Credo che l'abbia presentata a Sanremo, oppure era sul lato B di una canzone di Sanremo. Una canzone carina, tutto sommato, è anche facile da eseguire la chitarra. Il testo dice: dimmi babbo, che cos'è la felicità? E la risposta è: figlio mio, è un frutto che nasce solo in libertà. E poi continua. Adesso non vi sto a recitare tutto il testo, anche perché rischierei di fare la brutta figura di non ricordarmelo perfettamente. Però questo tema della felicità è il tema fondamentale della nostra vita, no? Tutti vogliamo essere felici? O c'è qualcuno che no? C'è qualcuno che non vuole essere felice? Alzi la mano. Perché sulle istruzioni per rendersi infelici sono bravissimo. Se vi interessa essere infelici, posso darvi delle istruzioni infallibili. Siamo già bravi da soli. Siete già tutti quanti bravissimi, per conto vostro. Però sul tema della felicità, la felicità è anche difficile da definire. Perché la felicità, come la vedete? È qualcosa di stabile o è qualcosa di evanescente, di impermanente, qualcosa che un po' c'è e un po' non c'è, un po' come il sole che viene, una giornata c'è sole, poi puff, arriva la. Adesso pioveva, per esempio. È qualcosa così che è soggetto ad apparire, a sparire, come tante cose che fanno parte della nostra vita, della. È una cosa così la felicità per voi oppure vi augurate di trovare? Perché io ho l'impressione che se noi fossimo stabilmente felici non ce ne accorgeremmo neanche. Se una cosa non cambia, dalla felicità all'infelicità, non riusciamo più ad apprezzare la felicità. È un po' quello che dice anche Lao Tzu, no? Questo. Si pronuncia così, Lao Tzu, questo antico saggio cinese che diceva che tutti al mondo sanno che il bello è bello e perciò conoscono il brutto. No? Tutti sanno che il buono è buono e si conoscono il cattivo. E così nello stesso tempo l'alto si inverte nel basso, eccetera, eccetera. Noi molte cose le conosciamo perché siamo esperti del suo opposto, infatti non è un caso che io provocatoriamente vi ho chiesto, ma volete essere felici o infelici? L'infelicità la conosciamo e allora conosciamo la felicità perché è il suo contrario. In realtà nel Buddha Dhamma si parla la felicità che non cambia. Non viene descritta proprio come felicità, ma viene descritta con una formula negativa. Nirvana, che significa spegnimento, cessazione, spegnimento, è la cessazione e lo spegnimento della causa di sofferenza e indi perciò è felicità. Nel buddismo tibetano c'è una specie di dichiarazione di un dogma, no? Dopo aver spiegato che tutte le cose sono impermanenti e quindi anche la felicità ordinaria è impermanente, che tutte le cose contengono comunque sia un seme di sofferenza e di dolore, tutte le cose. Sempre per tornare a Lao Tzu, così. Lao Tzu. Sempre per tornare a Lao Tzu, c'era questa. Avete presente il simbolo, no? Questo si chiama il simbolo, questo con i due. Lo yin e lo yang. Lo yin e lo yang.
Tai Chi, Tai Tao, Chi. Tai Chi, un'altra cosa. No, ma pare To. Il Tao. Ta, no, ma Tao. Tao è la... Se, va bene, Vabbè. adesso non entriamo in una lezione di cinese, no, perché lei lo sa, per Ho quello che la capito. chiede. Quindi per non entrare in una cosa, cioè avete presente quel simbolo che conosciamo tutti, no? Che nel 68 andava forte perché pensavano che fosse un simbolo sessuale, che c'è il, sono, praticamente sono due forme a goccia, no? Che si intersecano. Se ci fate caso, sono due embrioni, sono due forme embrionali, sono come due embrioni. Un embrione, anche umano, non, ma anche animale, nei primi giorni di formazione ha quella forma lì, c'è l'occhio, c'è questa. Quindi sono come due, che sì. E uno è nero con l'occhio bianco e l'altro è bianco con l'occhio nero. E questo ci dice che se in quella concezione del mondo, in quella filosofia, non c'è piacere che non contenga dolore, non c'è dolore che non contenga anche piacere, che la felicità e l'infelicità sono contenute l'una nell'altra. Il momento più felice è anche un momento in cui noi cominciamo ad avvertire tristezza, il momento più triste è il momento in cui comincia a rompere nella nostra vita la felicità. Noi viviamo in questo mondo di opposti, di cose che si invertono e si intersecano l'una nell'altra, e quindi è difficile definire la felicità. Però, se era difficile per il Buddha, io non ci provo nemmeno. Nirvana, lui ha usato una parola negativa, non negativa, una negazione. Cessazione. Di che cosa? Spegnimento. Spegnimento si può anche interpretare come spegnimento del senso di importanza personale. Perché questo senso di importanza personale che ci portiamo dietro e che è inutile far finta che non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, è un bel peso. Che bello sarebbe essere liberi da questa, sempre da questa preoccupazione, no? Io, me, mio, io. Ci riduce il nostro mondo, riduce la nostra capacità di entrare in relazione, ci riduce la capacità di vedere le cose. Oggettivamente potremmo dire, ci sentiamo sempre tirati dentro, tirati in ballo. Eh? Uno dice una cosa, fa un'affermazione che non condividiamo, ci sentiamo quasi offesi. Non è così, è così, dico io. Ho ragione o no? Questo desiderio di aver ragione, questo desiderio di essere nel giusto, questo desiderio di conoscere, di avere la verità in tasca, ce l'abbiamo un po' tutti. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, ce l'abbiamo tutti. E però la nostra felicità aumenta nella misura in cui lasciamo andare questo. C'è un vecchio detto, no? No self, no problems. Non perché noi effettivamente, se non avvertiamo più questo senso di importanza personale, siamo senza problemi, ma perché il senso di importanza personale genera il 99% dei problemi che incontriamo nella nostra vita. Problemi per i quali ci rattristiamo, problemi per i quali ci arrabbiamo, problemi per i quali ci litighiamo anche, rompiamo dei rapporti, eccetera, eccetera. Tutto perché per questo senso di importanza personale, no? Questa cosa che ci fa dire, no, questo non lo posso accettare, questo no, questo guarda che mi offendo, guarda che.
che cosa si offende? Si offende questo senso di importanza personale, riducendo questo senso di importanza personale, lavorando per lasciare andare le cose. A poco a poco ci accorgiamo che lasciando andare tutti questi attaccamenti, che non sono attaccamenti solo a cose piacevoli, sono attaccamenti anche a quelli a cose sgradevoli. Una cosa molto difficile è veramente lasciare andare la propria sofferenza. Spesso le persone sono più attaccate alla sofferenza che alla felicità. E l'unico motivo per cui non sono felici è che non vogliono lasciare andare la sofferenza e le sue cause. Vogliamo essere felici tutti, però amiamo le cause della sofferenza. Interessante questa cosa, quindi. Prova a vedere se non è No, così. no, c'è anche proprio ragione. È interessantissima, è vero, succede. Noi. Chi non vuole essere felice? Però andiamo a vedere, noi amiamo le cause della nostra sofferenza. Ma lo si vede in qualunque dipendenza psicologica che noi abbiamo acquisito. Prendiamo un caso così, pubblicità progresso, le sigarette. Il fumatore sa che il fumo fa male, eppure fuma. Cioè vorrebbe essere sano, ma ha un'abitudine, ha acquisito un'abitudine che va a minare proprio la sua salute. Vuole essere sano, eppure fa una cosa malsana. Lo stesso per l'alcolista. L'alcolista ama l'alcol e ama quella dipendenza, ma no, che è causa poi invece di grossi problemi nella sua vita. Tantissimi problemi nella vita degli alcolisti, si creano veramente tanti problemi nella vita. Basterebbe andare a una riunione dei familiari degli alcolisti per rendersene conto. I familiari degli alcolisti sono devastati proprio perché devono convivere con una persona che ha un grosso problema e che spesso non vuole considerarlo come tale. Perciò noi, un altro esempio così preso. Primo che mi viene in mente, il diabetico ama lo zucchero, che gli fa male. Ci sono quelli che sono dipendenti, sviluppano una certa dipendenza dalle relazioni amorose. Ci sono delle persone che hanno bisogno continuamente di eccitarsi con le relazioni amorose. Prendiamo il caso di Don Giovanni. Don Giovanni è questo personaggio dell'opera di Mozart. Per lui è come una droga, ha sempre bisogno no? Di qualcuna con cui gratificare che cosa? Il suo senso di importanza personale poi alla fine. In Italia 640, in Germania 231, in Francia, in Turchia 91. Ma in Spagna sono già 1.300. Ma in Spagna sono già 1.300. E perché? Tutto perché lui è come se ci facesse una pera ogni volta. Quindi lo rende felice questa attività? No, perché non appena finito l'effetto di una dose ha bisogno di un'altra. Quindi non gli dà felicità, gli dà una momentanea eccitazione e poi è di nuovo in cerca. Quindi non è una persona felice Don Giovanni, come non lo è il bevitore, che sia santo oppure no, oppure che non, come non ce l'ha il fumatore d'oppio, eccetera, eccetera. Allora il Buddha dice la felicità stabile, che non cambia, è quella che deriva dall'estinzione di tutti gli attaccamenti, di tutte le avversioni. In quel momento lì, siccome non c'è più alcuna dipendenza e il senso di importanza personale è piallato a zero, allora si può sperimentare qualcosa che noi non possiamo neanche immaginare.
che è? Che cosa? Io sono quello che posso, quello che potrei suggerire è che nel momento in cui noi non abbiamo più qualcosa che ci fa rincorrere una specie di sete di esperienze, di emozioni, di tutte queste cose, probabilmente le porte della percezione si aprono e noi possiamo sperimentare l'adesso come non nemmeno riusciamo pensare che potremmo sperimentarlo. Quando l'esperienza, e questo avviene solo se la mente è libera, cioè vuota da desideri, avversioni, eccetera. Durante la nostra pratica può accadere che comincino dei momenti, all'inizio sono solo degli istanti in cui la mente è libera. Poi questi istanti, se si continua a praticare, si intensificano. E arriva il momento in cui magari abbiamo un momento più lungo e allora ci rendiamo conto di che cos'è. Nirvana non è la felicità di un cavolfiore. Nirvana è veramente un'esperienza non più condizionata da nessuna cosa. E uno è felice in sé, non felice di qualcosa. Non so se rende l'idea questa. Essere felici, semplicemente felici, basta. La persona felice, la persona realizzata, la persona compiuta, la parola Arahant significa compiuta. E compiuta in che senso? Nel senso che ha fatto piazza pulita di tutto ciò, di tutte le cause che impedivano questa felicità. E una volta che non ci sono più le cause di infelicità, quello che rimane, l'uomo, la persona, qualunque persona, vuole la felicità. Allora ritorniamo al nostro, che mi sembrava, sembra buono per concludere il discorso. L'insegnante e l'allievo, no? L'allievo va alla lavagna e scrive, no? I want happiness. Siamo noi. Lì di fianco c'è il Buddha, il maestro. Che cosa fa? Prende il cancellino e cancella prima I. E poi cancella want, and what is left is happiness. Quindi nel nostro percorso, nella meditazione Vipassana, nel Buddha Dharma, noi abbiamo, è un percorso di svestizione, non è un accumulo, è un. È come sfogliare un carciofo, una cipolla. Arrivi per trovare il centro, il cuore che non c'è. Ma nel momento in cui ti rendi conto che proprio tutti i petali erano quelli che contenevano le spine, ti accorgi che hai trovato il cuore della felicità nel momento in cui ti sei liberato di tutte le cause di infelicità. Che non è una felicità descrivibile perché non ha più il suo posto. È una felicità. Vabbè, si può chiamare in tanti nomi, no? In tibetano, dicevo, ci sono, questo viene asserito come un dogma nel buddismo tibetano, tutte le cose sono impermanenti, tutte le cose sono dolorose. Tutte le cose sono impersonali, vuote di consistenza soggettiva, sono vacue, e il quarto, nirvana, è vera pace. Pace nel senso che non ci sono più opposti, non ci sono più conflitti, non c'è più. Ma non è che non ci sia niente.
non è la pace eterna, non è la pace del cimitero. Inner peace. Eh sì. Va bene, allora direi che non so se vi ho risposto su che cosa sia la felicità, però una dissertazione sulla felicità e su quello che noi intendiamo per felicità può essere una buona indagine che possiamo fare e chiederci che cosa vorremmo davvero per essere felici. Dimmi, Babbo, che cos'è la felicità? Poi continua, figlio mio, è un frutto che nasce solo in libertà. Dimmi, babbo, dove sta questa libertà? Sta di casa in un paese che si chiama verità. Ma dimmi, babbo, alla mia età posso andarci anch'io, se ti porti la bontà per bagaglio, figlio mio. Ah, e dimmi, babbo, la bontà quanto peserà? Pesa quanto il mondo, ma dà coraggio a chi ce l'ha. E il coraggio, babbo mio, a che servirà? Lo vedrai nel tuo cammino verso la felicità. Salutiamo i nostri followers, si avvicinano i 270, 80, ma lunga vita e prosperità a tutti.